È stato presentato oggi non solo a Teramo ma in tutte le prefetture d'Italia il documento di sfiducia alla legge di riforma della scuola in concomitanza con lo sciopero appunto della scuola previsto per la giornata di oggi. È una forma di resistenza costruttiva sul territorio nei confronti del prefetto che è rappresentante del governo sul territorio per poter dire quali sono i motivi anche nell'eventualità di un ricorso da parte del Consiglio regionale alla Corte Costituzionale per incostituzionalità. È evidente che tutto l'apparato messo in piedi per fingere una comunicazione con il mondo della scuola, sia la fase consultiva e online, sia la fase delle audizioni, quella in Parlamento, è stata un'operazione di facciata che si riteneva potesse tener buono il mondo della scuola, ma che in realtà non è stata ascoltata perché nessuna di quelle proposte è entrata nella modifica, dal DDL alla legge. Che risposta vi aspettate? Guardi, nell'immediato nessuna. Certo, questa è una storia che è appena cominciata, perché l'applicazione della legge manifesterà tutte le sue fragilità e renderà sempre più critiche le situazioni del nostro sistema scolastico. E chiaramente chi crede in un'altra scuola farà di tutto per rimettere in discussione l'impianto che è stato organizzato per la scuola della Repubblica. Noi continuiamo a pensare che attraverso la voce di chi lavora dentro un certo settore si possano migliorare le condizioni. Per ora non siamo stati assolutamente ascoltati, però ci siamo.